Benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, ho la tosse. Oggi nuovo video e vi parlo di come fare a casa la tinta senza usare la tinta artificiale. Scusate, ma non ho più alcun tipo di voce, quindi ci sto provando. Ok, allora, io quando voglio tingermi i capelli, spesso in passato mi sono tinta anche i capelli di nero, utilizzo l'indigo powder, la polvere d'indigo, e va bene anche per i vegani. È una polvere naturale che deriva dall'Asia e che si trova facilmente anche su Amazon, io la compro lì, che permette di colorare i capelli ed è naturale, quindi non ci sta, cioè nel senso è naturale, quindi non andiamo a introdurre nella nostra testa sostanze puramente dannose. Io mi ricordo che una volta ho fatto una tinta, sono stata male, ho anche vomitato, non sto scherzando, perché era veramente forte, sia di odore, ma soprattutto secondo me di sostanza. Sono stata veramente proprio male. Dicevo, perché purtroppo molte tinte contengono delle sostanze veramente nocive, quindi si colorano i capelli, ma ci fanno anche male. Non ce la posso fare. Io da quando ho scoperto questa polvere ho risolto il problema. Ovviamente qui ci fa vedere il colore più o meno come uscirebbe, perché ovviamente è una polvere naturale, e quindi, ma ve l'avvicino. Comunque è consigliata a partire da chi ha i capelli biondi, giallognoli oppure castani tipo i miei. Aspettate che ve l'avvicino per vedere la trasformazione dei capelli, e io essendo appunto castana chiara riesco a arrivare a un bel castano scuro quasi nero, che vira proprio al nero, e quando voglio tingere i capelli di nero ho imparato che utilizzo direttamente lei, quindi non vado a fare tinte artificiali, perché per quanto mi riguarda, sia per quanto riguarda la mia testa, che soffro tantissimo il mal di testa, che tutto il resto, preferisco una polvere naturale. Ovviamente non vi dico le istruzioni nello specifico di questa, perché la polvere d'indaco è venduta in più soluzioni, quindi a seconda della confezione che comprate ci sono le istruzioni come in tutte le tinte, però devo dire che questa qua è la soluzione che per me è quella migliore. Se avete i capelli neri, ovviamente questa qua andrà a accentuare il nero, ma non più di tanto. Però se avete i capelli come i miei, o biondi, o comunque color pulcino pio, non so come spiegarvi, è l'ideale questa qui, la polvere di indaco, perché è naturale, quindi è sicura, funziona, e è anche quella che utilizzano per esempio le ragazze asiatiche per rafforzare e rinforzare i capelli e per tingere i capelli grigi, però senza andarli a danneggiare, quindi con tinte artificiali e altre cose che si possono usare, però questa è una soluzione, diciamo, per chi ama il bio. E nulla, io spero di esserti stata utile, se hai altre domande lasciami un commentino qui sotto, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commentino qui sotto, metti un like se il video ti è piaciuto, e ti mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video.